Bene ragazzi, anche questa settimana vi portiamo un vloggazzo, non vi rubiamo altro tempo, mi raccomando seguiteci su Instagram se volete i video in anteprima. E niente, direi di iniziare. Wow. Belle intro, le intro migliori del secolo. Sai cosa c'è da fare adesso? Ci si diverte! Indovina, qual è l'attività più divertente che uno possa fare in casa? Lavarmi le palle che no, puzza. No! C'entra con lavare? Non le palle, ma... Li bali. No! I cessi! Come lavare i cessi? Qualcuno dovrà lavare i cessi dopo 2 mesi, cosa ne dici? Ma si lavano da soli, ma si sa. Uno no. Tira l'altro, dai, su. Si adesso sa. Ci divertiamo e laviamo tutto. Ma minchia, un po' più storta sta videocamera, non so. It's time to pulish the chess. L'isoform, l'amore per i cessi. Eccola qua, la spugna. Ma, no, ascoltami un attimo. La spugna! Beh, vedo che c'hai già i guanti, questo vuol dire che pulisci te. Vai! Sì, così, continua! Dai che ce la fai! Cioè proprio non ho la minima. Io so solo, ho chiamato la mamma e mi ha detto di usare questo. Però non come. Che tra l'altro noi urliamo e di là ci sono i vicini. E sapete già quanto si sente. Pulisci la merda! Ma cosa stai leggendo da mezz'ora che non c'è scritto nulla? Ma tu lo sapevi che scioglie il calcare? Ne eri a conoscenza. Stai perdendo solo tempo per non far nulla. Non è vero, perché il prodotto completo per il tuo WC vuol dire che non serve altro. Ok, allora questo è un ottimo indizio. Vedi, di solito sei tu quello con la videocamera in modo che tu non faccia nulla e mi registri me che lavoro. Adesso voglio proprio vedere. Pericolo! Guarda qua, vedi cosa succede qui. Pericolo, fai la bua. Ma tu lo sai che questo è fatto a Roma? Ma vuoi iniziare? Devo usare questa parte, la parte verde. Perché? Perché è aggressiva. Cosa sto facendo? Cos'era quella mossa? Perché l'ho fatto? Io ho tante domande. Poche risposte. No, mi serve qualcosa. Come c***o fa? Cos'è sto schifo? Ma non lo so! Perché pulisci con la parte verde? Ma che aggressiva. Devi pulire con la parte gialla. La parte verde serve per i piatti quando devi scrostare. Qua c'è da scrostare! No, in realtà non c'è da scrostare. Sì, dicono tutti così, mangia merda. No, tu non hai capito. Adesso ridici alla videocamera quello che hai detto a me. Adesso, giusto per farvi capire le idee di Frederick. Rispiega ai nostri amici la tua idea geniale di contenuto per YouTube. Perché devo spiegarla in questa posizione scomodissima? Cioè, praticamente io ho detto che potevi fare una clip per il vloggazzo dove dicevi, se volete una curiosità su Fred... Tutti vogliono le curiosità su di me. È già qua. Dovete sapere che il tempo atmosferico esterno influenza molto il suo stato d'animo, il suo umore. No, poverino! Donategli dei soldi! Dategli dei top 5 donazioni! A te non interesserebbe Ryan Gosling? Ryan Gosling di come si senta col tempo. Ma cos'è? Cioè, scusami un attimo, Brad Pitt. Ma Brad quando c'è soleggiato. No! Quando c'è nuvoloso. Cioè, tu stai paragonando Brad Pitt a Fred DF. Ma la vera domanda è: chi cazzo è Ryan Gosling? Non lo so. Non lo so. Prossimo episodio, curiosità su David DF. Lasciate un like per altre curiosità su Freddy. È assurdo, ma se ne è uscita con un'altra perla. Adesso ridilla. Ma sei un pozzo di idee. Ma è pazzesco. Cosa succede? Sono pazzesco. Senti, ridilla. In un video su YouTube ci invertiamo i nomi e io chiamo lui Fred e lui chiama me David. No! Prima intendenza. Ma vecchio, ma sei pazzo? Ma che rischi di creare dei traumi alle persone? Queste cose. Oddio, ma hanno i nomi scambiati! Oddio, ma hanno. Ma l'hanno fatto. Cioè, ci hanno preso in giro fino ad ora? O è una presa per in giro questo video? È una presa per in giro? Questa è la vera domanda. È una presa per in giro? Sono le 5 del pomeriggio e Frederick in questo momento sta facendo le nanne. Che bravo bambino. Siccome io sono un fratello premuroso che gli vuole bene, ho deciso di fargli un regalo, ma un regalo di quelli belli. L'altro giorno ho scoperto che lui ha un attestato di partecipazione al Festival della Geografia, a cui lui tiene tantissimo, vale milioni di dollari. Quanto può essere triste un essere umano che deve mostrare a tutti, guardate, io ho partecipato al Festival della Geografia. Guardate qua,
Eccolo qui, attestato di partecipazione. Per questo motivo, mentre lui dormiva, gliel'ho incorniciato in un quadro, perché so che vuole esporlo. Inoltre, proprio per rappresentare questa sua nobiltà, questo suo bon ton, ho deciso di creare dei baffi di carta, li ho disegnati, dopodiché gli ho messo lo scotch e li ho attaccati in giro ad ogni fotografia in cui era presente il signor dottor Frederick. Ci ho messo parecchio tempo, mi sono anche infortunato, però ne valsa la pena. Ovviamente questo non basta, perché nel mondo d'oggi quello che più ci rappresenta è ciò che le persone vedono di noi su internet. Infatti Frederick ci tiene veramente tanto alla sua immagine pubblica. Per questo motivo ho cambiato anche la sua immagine di WhatsApp, la sua immagine di Instagram, l'immagine di TikTok e anche quella di Telegram. Adesso vado a svegliarlo. Io sei stupido, ti sto per rompere il dito. No, fidati. Ma sei pazzo. Fidati. Eccolo lì, perfetto. Vuoi sapere cosa ho fatto? Hai presente l'altro giorno che abbiamo visto il tuo attestato bellissimo, quello a cui ci tieni tanto? L'ho attaccato là. Perché? Perché ci tieni? L'ho incorniciato? Ma non ho fatto solo questo, perché io so che tu ci tieni alla tua immagine pubblica. Quindi ho messo i baffi ad ogni singola foto di te in questa casa. Sei già passato al dunque. Anche la presenza digitale dei giorni d'oggi è molto importante. Addio, buono! Anche Instagram è fondamentale! C'è anche su TikTok. Non mi spieghi che cacchio di idee ti vengono in mente? Andiamo avanti! Cioè, tra tutti gli scherzi possibili mettere i baffi su tutte le mie foto. Mi rendo conto che in alcuni punti i baffi sono più grandi della testa. Però... Quanti baffi hai fatto? Quante cose costruttive potevi fare mentre io dormivo? Studiare per l'università che sei indietro di 50.000 lezioni. Esatto. Andare a fare allenamento fisico. Dovresti essere contento. Imparare una nuova canzone al pianoforte. No, cos'è sta merda? È per il suo lignaggio. Devi essere contento. Posso dire un'informazione? Non ne hai tolti ancora tre. Tutto vogliamo se ce li ho addosso. Sapevo io. Come hai fatto a mettermelo? Devi essere contento. Bravo. Usufruisci del mio corpo senza il mio permesso. Ok, sospetto che tu abbia attaccato questo e poi ti è venuto in mente: mettiamogli tutti i baffi alle foto. È esattamente ciò che è successo. Qua qualcuno si è dimenticato una foto. Potevi essere più furbo. Mi stai dando dello stupido, quindi? Sì. Ridi. Vuol dire che è sotto i miei baffi. Ritieni uno stupido. Fuori di me l'hai messo nell'ano. Basta. Ce n'è un'altra. Davvero? Ormai mi stai mentendo. Oggi, mentre giocavamo a basket qua fuori con mio fratello, abbiamo notato qualcuno al nostro cancello e è rimasto lì tipo 5 minuti. Noi abbiamo fatto finta di niente. 5 minuti fermo lì che ci guardava così. Abbiamo visto che si è avvicinato alla nostra casella postale. Magari ci ha lasciato qualcosa. Magari soldi? Ci ha lasciato un esplosivo? Noi stiamo andando a guardare la casella della posta, ma tu hai le chiavi della casella della posta? Prova a indovinare. No. Prova a indovinare che facciamo in questo momento. Hai la bocca aperta. Ok. Pazzesco. Ok, era un falso allarme, non ha lasciato niente. Ma ti teniamo d'occhio. La cosa che diverte di più FredDF è FredDF. Passi le giornate a guardare i tuoi video. Quanto può essere narcisista una persona. L'altro giorno ho visto un video del signor Franz in cui faceva dei detti inventati a caso assieme al famosissimo youtuber Marcello Ascani. Possiamo farlo anche noi. Per me è stato molto difficile perché mi venivano solamente detti del tipo: cacca pisce arriva la camorra, cerca il bene laddove il legname nasce storto. Giugno piovoso, pene bavoso. L'erba del vicino è alta perché è morto. Gira, rotola e corri. Ma che cazzo stai facendo?
chi in bagno ci sta molto sta sicuro al c***o storto. Tutti biondi, alti e belli, finché a dirvelo è Bocelli.